Geria, questo gigante, quale quando mi ha visto i poveri sono molto sarcastici, e mi fa molto bianco, un titolo mezzo dispregiativo, è un po' chi so io, un po' chi cuio, metà via. Mudongo dice, però, dice, non pensavo che i bianchi mantenessero le loro promesse. Bravo, mi fa, siediti, mi ha fatto sedere su un mucchio di sporcizie e mi ha spiegato un po' di quello che era il scaglio. Il secondo Natale che ho fatto a Colococcio, lui, Geremi, avevo promesso alla gente della discarica di andare a trovarli nelle loro baracche a Colococcio. Cominciato a girare, sono arrivato nella baracca di Geremia. Quando sono arrivato, visto da lontano, mi è corso incontro, mi ha baciato, abbracciato, mi ha trascinato in baracca. Poi lui, gigante, veramente mi prende per le spalle e mi fa siediti. Ma mi sbatte su un pezzo di sasso, non c'era nessuna sedia, solo tra quattro sassi, e mi fa, Alex, padre Alex, caribou, benvenuto. Poi mi fa, aspettami qui. Dico, come aspettami qui? Dico, sono venuto per stare con te, aspettami qui. E sparisce. Io guardo attorno, mi trovo in questa baracca con il tetto tutto sventrato, c'era un buco enorme in questa lamiera. Attorno c'erano altri buchi enormi al fianco della... Mi guardo, non c'era nulla in baracca. Quest'uomo era andato di corsa a comprarsi che cosa? Un pezzo di pane, non aveva nulla per darmi il benvenuto. Arriva trafelando questo pezzo di pane, andato a comprarsi in un negozietto, gli si para davanti, prende con due manacce il pane, lo spezza, me lo mette sotto il naso e mi fa Alex, caribou, benvenuto, prendi, mangia, questo è il mio corpo dato per voi. Guardate come prete mi sarei sprofondato chissà dove. Ma sono questi poveri, sono questi volti, davvero che rimangono dentro volti. Se dopo qualcuno troverà quel volto di Geremia fra i vari volti, è un volto bellissimo, tra l'altro, perché davvero penso che è bello questa sera ricordarlo, mi ha detto proprio ieri che è morto, non lo sapevo, e mi ha toccato profondamente.